effetti è una delle differenze che ci hanno portato a fare questa scelta. Cooper lo parla di sofferenza, ora lo capisco, anche se lui si riferiva A forse onor più. del vero Renzi ha risposto, ha Ecco, sì, detto volevo io non, è chiederne. vero, io non provo la stessa sofferenza, lo ha Esatto. detto, è stato molto sincero, onesto, lo ha detto. Assolutamente. Beh, Infatti perché io non viene da fossi. quella storia, chiaro. Quella di Cooperlo è, sì, ecco, forse è anche frutto un po' di storie personali, del fatto che forse ha in qualche modo il ricordo di partiti, di luoghi dove si poteva discutere anche se non si era completamente d'accordo. Ecco, questi luoghi non ci sono più e forse Cooperlo ha Oddio, nostalgia non è anche che un nel po'. PC si discutesse Beh, proprio più però insomma, si tanto. discuteva, forse in camere un po' più riservate rispetto agli streaming di oggi, però insomma si discuteva. Però la cosa qual è? A me mi sorprende Cooperlo, nel senso che Stia ancora nel PD? l'insistenza di Cooperlo a essere ancora in quel luogo lì, insomma, sta soffrendo. Ora, devo dire che tutti quelli che sono usciti e quelli che stanno costruendo questo percorso nuovo a sinistra, questa sofferenza ormai se la sono messa alle spalle, in realtà, nel senso che era una scelta Cioè ormai. Bersani non soffre più? Ma non credo, non credo, nel Ma è una senso che psicanalisi sta della sinistra. concentrato sul futuro, così come stanno concentrati sul Sul futuro Chernobyl. milioni di elettori che hanno votato PD in passato, che ci sono anche molti elettori che si erano astenuti, molti che vengono da altre esperienze, e stanno in queste settimane, in questi giorni, costruendo una cosa, un'offerta nuova, diciamo così, per le elezioni del 2018. Un passaggio fondamentale è quello che diceva lei, cioè domani, oggi, domani, in questi giorni ci sarà questa presenza davanti ai luoghi di lavoro per volantinare, per guardare negli Domani occhi c'è il TG. soprattutto i lavoratori. E sull'articolo 18, certo, anche sull'articolo 18, che è un pezzo, diciamo così, di ragionamento su come poter cambiare questo mondo del lavoro, che il Jobs Act non ha cambiato. O se ha cambiato, l'ha cambiato in peggio, perché insomma adesso al di là dei numeri, ognuno gioca con i numeri, però insomma basta vedere anche le persone, parlarci, no, no, non hanno addosso il più 0,3% del PIL, hanno addosso il contratto a somministrazione, contratto a ore, contratto a termine, quello lo sentono, il più 0,3%. Non mi pare che sia, diciamo così, una cosa che faccia effetto effettivamente sulla pelle di queste persone. Tutto qua. Quindi io su Renzi, anche qui, ha ragione Mario, ma Renzi è leader, nel senso che è un leader che non ha mai avuto così tanto potere, sia nel PD ma anche in altri partiti. Nemmeno Berlusconi probabilmente ha avuto così tanto potere come lo ha avuto Renzi, da un punto di vista politico, non dico da un punto di vista economico e di gestione di aziende. Eppure è certo che è anche responsabilità di Renzi. Ma voi al posto di Renzi chi vedreste come segretario del PD? Ma questo lo Ormai tanto decide siete il PD. fuoriusciti, non soffrite più, potete dirlo. Ma questo lo decide. Ma io guardo, più che un nome, un modo, nel senso che non ci vuole molto anche a gestire un partito, anche avendo posizioni diverse dentro, provando a mediare, provando a fare sintesi, provando a far discutere, provando anche a fare proposte che possano magari accontentare una parte del partito, anche se tu non sei proprio convinto. Non è stato così, non è così ancora. Quindi poi io qui mi fermo perché poi non Stefano, no, entro a me nelle fa dinamiche molto interne. riflettere.